Benvenuti, benvenuti a questa presentazione di libro L'ultimo tabù di Carlo Bartoli, giornalista professionista, direttore del Pirreno, direttore, insomma, con una lunga carriera e oltretutto anche presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana. Allora, siamo qui alla libreria Mondadori Bookstore in via Mazzini a Borgo San Lorenzo, appunto a presentare l'ultima opera, possiamo dire, che appunto riprende anche il titolo, L'ultimo tabù, giornalisti blogger alle prese con un tema spinoso. Parliamo di suicidio. Allora, innanzitutto benvenuto Carlo Bartoli, beh, ci fa estremamente piacere poter accogliere a Oca Mugello, chiaramente nel nostro Mugello, una figura così professionale, così attenta, che ci segue anche noi, diciamo inconsapevolmente, non tanto inconsapevolmente, ogni tanto ci bacchetta perché ogni tanto arrivano delle telefonate in redazione e di pronto sono Carlo Bartoli, guarda, hai commesso dei piccoli errori. E quindi è un piacere averlo insieme per presentare la sua ultima opera. Allora, parliamo di giornalisti, blogger e utenti dei social media alle prese con il suicidio. Quindi è un tema molto controverso parlare di suicidio, ma parliamo di suicidio soprattutto nel mondo dei media. Quindi, com'è che è nata, diciamo, l'idea di scrivere questo libro? Ma l'idea, innanzitutto grazie, grazie a Oca Mugello, grazie alla libreria Mondadori qui di Borgo per l'accoglienza e per l'ospitalità veramente squisita. Ma l'idea è nata da un'esperienza, da casi particolari, dal vedere quando casi del genere vengono trattati in maniera superficiale gli effetti che possono esserci, effetti che sono devastanti, che colpiscono nella carne viva le persone già colpite da tragedie, da avvenimenti pesantissimi. E quindi si trattava di capire un po' dove si pone l'equilibrio tra l'esigenza di informare, di essere informati e l'esigenza di non aggravare il dolore e allo stesso tempo di non correre il rischio di provocare Altro dolore. altri fenomeni di suicidio, perché c'è un tema che Sì, è quello dell'emulazione che è ne parleremo fondamentale. poi infatti nello scorrere, diciamo, dei capitoli, perché questo libro, diciamo, offre una panoramica partendo un po' anche da, diciamo così, in maniera ancestrale anche tratta il tema del suicidio, ma stiamo parlando comunque del suicidio trattato a livello di media, quindi da parte dei giornalisti, che non è un tema come un altro da trattare come qualsiasi altro argomento, ma occorre essere perfettamente, diciamo, precisi e saper anche utilizzare foto, video e quant'altro. Quindi ora nell'andare avanti ne parliamo. Però ecco, nel tuo libro tu ci offri una panoramica che nasce dall'Impero Romano e attraversa le varie, diciamo, ere del nostro passato. Come mai sei risalito così distante nel tempo per arrivare a dare una spiegazione, secondo te, del tema di questo argomento, del tema del suicidio? Beh, perché secondo me era essenziale riuscire a capire la difficoltà, qual era la molla, qual è la ragione che rende così difficile affrontare un tema del genere. E una cosa molto particolare, perché se pensate a quello che è nella letteratura mondiale la rilevanza del tema del suicidio, parliamo solo, ne dico solo una per dirne, sono stati fatti anche degli studi quantitativi sulla quantità enorme di opere letterarie che avevano per tema suicidio, ma se pensiamo solo a Amleto, che è una delle Sì. figure massime create dalla letteratura moderna, capiamo l'importanza. E mi sono chiesto come mai per noi è così difficile parlarne. E allora è nata la necessità di andare a vedere indietro. E dietro cosa c'è? Senza fare la cronistoria, Sì, perché si sì. compone di tanti capitoli e tanti aspetti. Ma insomma, da una certa epoca in poi, dal 300 in poi, dal 1300 in poi, il suicidio è severamente vietato, è proibito. Ma non basta dire questo, bisogna andare a vedere cosa succedeva. Succedeva che il suicida
era colpevole. Il suo reato non si, è l'unico caso, non si estingueva con la morte. Non si estingueva neppure con la propria morte. E questo suo atto aveva pesantissime ripercussioni sui familiari, ossia il patrimonio del suicida veniva confiscato. Quindi una famiglia che subiva questo dramma, questa tragedia, si vedeva ridurre in Aveva un povertà. E secondo dramma, diciamo. quindi cosa succedeva? Succedeva che di concerto, talvolta anche con i parroci, con i medici, con gli ufficiali delle varie località, si cercava di mascherare il suicidio, si attribuiva altre cose. C'era la necessità di nascondere il suicidio perché? Perché avrebbe avuto non solo il divieto di inumazione in terra santa, non solo il divieto di celebrare Comunque, messe, conseguenze. ma conseguenze pratiche enormi. Infatti, ma quando tu citi che in un capitolo tu tratti il tema da atto virile a opera del diavolo, quindi da stigma a tabù, che cosa intendi? Dov'è che era? In quale epoca era un atto virile? Beh, se facciamo riferimento all'antica Grecia, ma anche all'Impero Romano, ci sono casi di suicidi, Cicerone, Lucrezia, cioè sono tanti casi Ercole, che di suicidi che non hanno niente di riprovevole, che non avevano niente di riprovevole, con cui quindi la cultura successiva ha dovuto fare i conti, perché in qualche maniera si dovevano giustificare questi atti che non erano più ammessi. Dico solo, per rendere l'idea, ancora nel Settecento, a metà del Settecento, nella civilissima Francia, si istruiva un processo nei confronti del suicida, cioè si prendeva il corpo, lo si imbalsamava perché poi lo si portava in tribunale e si celebrava un processo a suo carico, che dopodiché se risultava colpevole veniva fatto scempio del corpo, il corpo veniva attaccato a un carretto faccia all'ingiù, trascinato per le vie del E quindi paese. Successivamente impiccato per i piedi, cioè veniva fatto strame di questo corpo. E quindi come nasce questo orrore, questa negazione? Ecco, questo orrore, questa negazione ce la portiamo ancora un po' dietro, come quella necessità di negare il suicidio perché era una necessità di salvaguardia del del patrimonio delle patrimonio. famiglie che erano colpiti da questi eventi. Però diciamo nelle varie epoche c'è stato allora con il cambiamento, diciamo così, della cultura, anche con l'apertura mentale, se vogliamo, l'illuminismo e altro, ci sono state poi delle epoche che hanno ristabilito, comunque hanno modificato il tema del suicidio o le colpe del Sì, suicida. in realtà poi l'illuminismo non è che riabilita il suicidio, condanna le forme di persecuzione nei confronti dei suicida e della famiglia, che erano inumane. Semmai una mitizzazione del suicidio si ha in tutta quella letteratura medievale in cui ci si suicidava perché era ammesso il suicidio? Per l'amore dell'amata non corrisposto. Per in battaglia, chi andava a fare le crociate, magari erano di fatto dei suicidi, perché si andava a cacciare in delle situazioni da cui non si usciva vivi, però c'era un nobile intento. Quindi il suicidio era comunque in qualche maniera ammesso per le classi elevate, per il popolo no, perché il popolo doveva imbracciare la spada per difendere i confini, doveva imbracciare l'aratro per Quindi dare da mangiare, serviva e serviva. non si poteva. Il corpo non era più proprietà dell'individuo, ma dello Stato. Ho capito. Bene, allora, nello scorrere le varie pagine, perché comunque allora questo capitolo dell'aspetto storico naturalmente è utile proprio per fornirci quegli elementi, diciamo, di comprensione anche dei capitoli successivi del libro. E infatti ricordo comunque che parliamo non tanto dell'aspetto del suicidio, dell'atto in sé, ma del rapporto del suicidio con i media, con il giornalismo, con il modo di raccontare questo dramma, giusto, Esatto. questa tragedia. E tu appunto nei capitoli del libro troviamo poi parli dell'effetto Werther, anzi lo tratti in maniera, diciamo, col punto interrogativo. Esiste davvero questo effetto Werther? Ovvero, ci puoi illustrare un attimino che cosa intendi innanzitutto per effetto Werther e se poi esiste o non esiste? Sì, alla fine del Settecento esce un romanzo, che è un romanzo uno dei più importanti romanzi dell'epoca, I dolori del giovane Werther, nel quale il protagonista si toglie la vita.
cosa succede dopo l'uscita del libro, che è una serie, un numeroso contingente di persone, di giovani, di uomini, si tolgono la vita, non solo si tolgono la vita allo stesso modalità, ma perfino vestiti come era vestito Werther nel romanzo. Quindi sorge la domanda, c'è un effetto emulativo, quindi effetto Werther ed effetto emulazione. Di questo parlano due pubblicazioni che ha fatto nei decenni passati l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non del suicidio, ma del rapporto tra i media e il suicidio e delle possibili influenze A sul propagarsi livello di questo di fenomeno. emulazione. E quindi di questo si tratta. Certo, capire se in che forme c'è non è facile. Una serie di studi sono stati fatti, certo sono stati studi a posteriori, escono tot articoli sul suicidio. In una determinata zona, in un determinato momento, si vede che dopo aumentano I i suicidi. suicidi. Questi qui sarebbero fatti avvenuti comunque in tempi e in modalità diverse, o sono stati in qualche maniera Un frutto aumentati, dell'emulazione. frutto dell'emulazione? Questo è un problema importante. E devo dire che c'è stato anche. Gli studi sono migliaia, non mi ci addentro, però Certo. c'è stato uno studio importante a Vienna dove si verificavano tantissimi suicidi nella metropolitana. E allora lì c'è stato un fenomeno al contrario, cioè clinici e media si sono messi d'accordo per mettere la sordina alle notizie sui suicidi nella metropolitana di Vienna per un certo periodo. Sì. La curva dei suicidi e tentati suicidi è impressionante. Nel momento in cui scattano l'adozione di queste linee guida, la curva ascendente Crolla. Quindi va a picco. sarebbe, diciamo, a favore in questo studio porterebbe, Sì. diciamo, a favore dell'effetto Werther che Diciamo che esiste. possiamo senz'altro dire che l'effetto Werther esiste. È difficile capire i termini nei quali si svolge perché. Se si uccide la celebrità, ha un effetto emulativo molto più forte. E funziona per analogie. Ovviamente funziona per persone defragili, che È chiaro, già sì, sono a che rischio, ovviamente. Non è sono a che rischio, solo sì. leggendo un articolo si prende una decisione così. Però può essere l'elemento che fa scattare la molla. E c'è uno studio bellissimo che fa vedere quanto è importante l'impulso in questi eventi. In Inghilterra a un certo punto viene cambiato il tipo di metano che viene introdotto nelle tubature di casa. Questo nuovo tipo di metano è molto meno tossico. C'è una drastica, brutale diminuzione del numero dei suicidi Da a Londra e gas. in Inghilterra. No, in generale, perché il suicidio con la bomba del gas o con il gas è anzitutto indolore, anzitutto non deturpa il corpo, quindi è molto più accettabile, ad esempio, per le donne, e è più istantaneo, si può fare rapidamente, non c'è bisogno di uscire, andare a cercare un ponte, salire su una Sì, torre, quindi è meno invasivo. E quindi si è registrato non solo un fortissimo decremento delle morti di quel tipo, ma in generale dei suicidi in un lungo periodo. Quindi è un elemento importante l'impulso e su quella leva lì bisogna fare attenzione. Quindi bisogna, ecco, bisogna attenzione. Allora, adesso possiamo entrare un po' quindi parlando di emulazione, dobbiamo parlare appunto anche della responsabilità di chi tratta in questo caso l'informazione o comunque la notizia. Già, insomma, l'effetto Werther, tu ci confermi che tanti casi sono proprio per emulazione, anche perché insomma, soggetti fragili vengono colpiti da una determinata notizia, da come è trattata una notizia, da un'immagine e quant'altro. E ci sono chiaramente tanti casi. Ora, tu nel tuo libro ne citi alcuni, forse anche più rappresentativi e in forme diverse, dove comunque i media, in questo caso il mondo dell'informazione, mettiamola così, forse potrebbe non essere stato molto preparato, oppure volutamente ha trattato questi casi in forma cinica, però e tu appunto nei vari capitoli li tratti. Quindi
Che lezione, prima di entrare nei singoli capitoli, che lezione dovremmo trarre sinteticamente dalla lettura di questo libro? A livello, cioè da parte di colui che svolge il lavoro di informatore, di giornalista. Sì, io direi che poi in generale mi sono reso conto che questo era un lavoro che era iniziato come un lavoro tecnico per addetti ai lavori. In realtà mi sono reso conto che non poteva essere così perché di questo flusso informativo siamo protagonisti tutti noi e quindi non è una cosa che può rimanere solo nell'ambiente di chi fa giornalismo. Diciamo che quello che è fondamentale è trattarlo come un fenomeno delicato, con attenzione, con misura. E con equilibrio tra il fatto, l'entità del fatto, quindi anche chi si suicida, come si suicida e la proporzionalità dei dettagli che vengono dati. E in generale sappiamo, queste sono le raccomandazioni, le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sì. Sanità, che fornire dettagli su come ci si toglie la vita è pericolosissimo, dove assolutamente vietato. Il ponte dei suicidi è da manuale di cosa non scrivere e tutti gli elementi che portano a romanzare il suicidio o a presentarlo come una soluzione, Sì. come oppure la fine scontata. Anche in maniera inconsapevole potrebbe essere rappresentata come soluzione, non volutamente, Sì, chiaramente. però insomma c'è un esempio anche molto ravvicinato, la crisi economica. Quanti organi stampa hanno parlato dell'epidemia dei suicidi? Poi, bene, Sì. non riuscivo a capire che ho fatto. Che ho fatto? Sono un giornalista, sono andato a vedere le statistiche dell'Istat. Sì. Le statistiche dell'Istat dicono una cosa diversa, è che non c'è stato un aumento. E quindi, come diavolo faccio io a scrivere, a sbilanciarmi una sezione del genere se non sono certo? Sì, Eh? è la E mancata quindi verifica. Bene, costruisco un fenomeno. Senza che ce ne siano le basi. e proprio su questo, diciamo, i lati oscuri, se vogliamo, del mestiere del giornalista, comunque anche dei media, dei giornali e quant'altro, che rispondono a tante dinamiche che poi portano, diciamo, a svolgere delle azioni, e entriamo in dei casi che tu tratti nel libro. Allora, in particolare, in questo caso, ecco, parliamo di Robbie Williams, che ricordiamo si è appunto suicidato, ed è stato, diciamo, sono dei casi di studio che tu citi proprio come esempi delle cose forse da non fare o da prendere ad esempio per migliorarsi, giusto? Quindi, Certo. per esempio, ecco, Robbie Williams, tu che innanzitutto, se casomai ci illustri un attimino come è stato trattato secondo te Robbie Williams e quali sono un po' i lati, se vogliamo, quelli chiari e quelli scuri, se vogliamo Sì, trattarli. beh, innanzitutto ci sono testate che non hanno trattato in maniera corretta, equilibrata. Evidentemente era un grande attore, un grande personaggio che smuoveva la commozione e quindi. Era anche normale andare a rivedersi le cose, i momenti belli anche della sua carriera, anche un modo affettuoso di ricordarlo. E altri no. Eccoli io, in questi casi io li ho studiati analizzando in maniera specifica e precisa tutti i vari passaggi del flusso informativo per capire dove si creano i problemi. Nel caso di Robin Williams, il problema fondamentale, il primo problema, meglio dire, si è creato nel momento in cui le autorità hanno dato tutti i dettagli. Sì. Sì. Robin Williams ha tentato di togliersi la vita in una maniera, poi dopo in un'altra, a distanza di pochi minuti, sono stati dati tutti i dettagli, in maniera anche impietosa, e si è. Attorno alla motivazione, e questo è un altro dei buchi neri, perché ci si toglie la vita, è un fenomeno complesso, è difficile dare una risposta e spesso si azzardano le cose in Sì, maniera anche inopportuna. in maniera facilonistica, insomma. Esatto, e da qui è partito una rappresentazione di questo evento che ha, come dire, fatto strage della memoria di questo. Che era un grandissimo attore, una persona straordinaria, una persona molto sensibile, e sono state riprodotte le foto quando lui partecipava alle sedute degli Alcolisti Anonimi, Sì. e insomma, quindi il travaglio vero, profondo di una persona, i dolori veri,
messi in piazza senza stati riguardo solo spettacolarizzati. perché lui si era tolto la vita. Se non si fosse tolto la vita, nessuno avrebbe potuto fare una cosa del genere. Quindi ecco, quell'aspetto di infierire sul corpo talvolta Come succedeva. viene traslato sulla memoria, che viene fatto strage della memoria di un personaggio di cui insomma non. Però nel caso di Robbie Williams, diciamo, c'è stata un po' una sorta di diatriba, cioè nel senso è partita un po' tutta la macchina, diciamo, mediatica che è andata a scovare alcuni, naturalmente alcuni media, insomma, sono andati in maniera più profonda rispetto ad altri, hanno pubblicato dettagli non notiziabili e quant'altro, però la diatriba famosa è perché, diciamo, infatti si risale, al famoso sceriffo, la conferenza stampa che ha dato tutti i dettagli. E lì appunto c'era il discorso che, della libertà di stampa e del modo con cui si utilizzano questi dettagli, perché giustamente a difesa delle autorità del luogo, dicevano loro sono obbligati a dare tutti i dettagli appunto per la stampa in conferenza stampa, insomma senza escludere niente. Tu come in questo caso come ti saresti comportato o quali sono secondo te, se, ipotizziamo appunto sei sempre ancora alla direzione di un giornale, sei in questa conferenza stampa, quali sono le linee guida che tu daresti ai tuoi giornalisti, tenendo presente un po' gli interessi dell'editore, gli interessi del pubblico, cioè tutti gli interessi che girano intorno al giornale? Ma la bussola è la bussola che guida una professione sempre, in ogni caso, che è l'interesse pubblico, che non è l'interesse a ogni dettaglio scandalistico, ma l'interesse è vero. Io voglio capire perché è successo, senza azzardare ipotesi a vanvera, perché è stato detto di tutto è stato detto, e questo non è giornalismo, questa è un'altra cosa. E quindi misurando la trasmissione, l'esposizione dei dettagli in relazione a questo interesse. Cosa voglio dire? Un giornalista deve sapere tutto di una cosa di cui si occupa, deve sapere tutto, ma non è detto che debba trasferire Riportarlo tutto. tutte le cose, perché alcune hanno un'importanza solo per chi lo tratta, perché gli permettono di capire un quadro. Poi dopodiché se ne fa una esposizione che è commisurata, ma questo vale in tutte le cose, in tutti gli ambiti professionali vale questo. Non vale nel caso del suicidio, è zona franca. È questo che poi è stata la molla iniziale per cui io mi sono messo a ragionare Di questo di questo tema. Ho evento. capito. Poi, comunque, ecco, in questo caso, sempre sul caso di Robbie Williams, prima di passare, all'altro caso di studio che tu hai trattato, qui comunque prevale sempre la mediazione del giornalista, cioè qui c'è appunto ci sono praticamente dei professionisti, ci sono dei media, ricevono le informazioni, digeriscono queste informazioni, le elaborano e poi ognuno naturalmente le espone nel modo che ritiene più opportuno. In questo caso con Robbie Williams, insomma, ci sono state alcune testate che proprio, o anche televisioni, che tanti casi di mea culpa, che hanno ritirato gli articoli, insomma, anche perché ci sono Infatti, state delle sollevazioni da parte poi di questo è tanti lettori. l'aspetto interessante, che si è portati un po' a demonizzare quello che è l'aspetto del popolino del social, no? Cosa accade quando si dà la stura ai commenti, e in quel caso invece è stato autorevoli testate e autorevoli commentatori che sono dovuti scusare pubblicamente, perché in America non è che vanno tanto per il sottile, cioè ti levano la pelle. E quindi se sbagli è bene subito Andare a chiedere scusarsi. scusa e fare retromarcia. Uso un termine un po' brutale, a cadavere ancora caldo c'è chi condannava, chi giudicava l'atto di Robin Williams e lo condannava. Beh, insomma, bisogna avere un grande coraggio per assurgere, per permettersi di Benissimo. essere giudici su un evento del Ecco, genere. però allora i nostri tempi sono, diciamo così, segnati anche un po' dall'arrivo ormai da diversi anni, tra non molto, insomma faranno 10 anni, i famosi social network, dove la mediazione è sempre più limitata, anzi diciamo che forse per un certo verso è annientata, perché
la mediazione tra il fatto e il raccontare lo stesso fatto. Infatti tu tratti anche di quel caso che è successo del suicidio in diretta, di questa giovane ragazza che attraverso un social network aveva preparato proprio tutta la Sceneggiatura. sua sceneggiatura, tutto il suo spettacolo, se spettacolo si può dire, per poi mostrare cioè, la fine del suo spettacolo che è arrivata attraverso il suicidio sotto un treno, giusto mi sembra. E in questo caso i media, quindi, e la mediazione sono stati scavalcati direttamente dai social network, quindi il mondo, diciamo, dell'informazione è arrivato dopo. Ecco, il rapporto allora a questo punto tra i social media, dobbiamo pensare che forse, visto i casi sul tema che noi trattiamo adesso, di come il caso di Robbie Williams sia stato trattato non completamente in maniera perfetta e i social network che ci scavalcano e vanno direttamente senza mediazione a offrire degli spettacoli, comunque dei drammi, delle tragedie, che cosa ci dobbiamo aspettare per un domani? Insomma, la mediazione sparirà, il giornalismo sparirà oppure. No, no, anzi, l'aspetto, ci sono molti aspetti molto interessanti, se così si può definire, sulla storia di questa ragazza che si è tolta la vita dandone rappresentazione in diretta. Ma io mi fermo a uno, che è il rapporto che accennavi, che è quello della mediazione, quindi il ruolo dei media sparisce. In realtà, a vedere bene, con attenzione, ne assume un altro. Perché come funziona questo social, si chiama Periscope, della famiglia di Twitter, si attivano delle dirette che possono avere una certa audience che può crescere o diminuire a seconda dell'interesse e scorrono in maniera dinamica, non come social tradizionali, ma in maniera dinamica, quindi appaiono e poi via via scompaiono i commenti degli utenti che non hanno interazione tra di loro. E in questa narrazione che questa ragazza fa, intanto ci si chiede, ma se non ci fosse stata la diretta, ma lei si sarebbe tolta la vita ugualmente o no? Ecco, questa è la domanda di fondo. Domanda molto impegnativa. Ma dopodiché, cosa succede? Che un certo numero di persone le fa una serie di dirette durante l'arco della giornata, via via si ingrossa il numero degli ascoltatori che la seguono e la seguono con degli stati d'animo che molto, molto grossolanamente potremmo dividere tra i divertiti e gli allarmati, tra quelli che dicono dai, falla finita, buttati, e quelli, anche se lei non parlava di suicidarsi, Sì, perché lo ha sì, esatto, rivelato poi nella parte finale, insomma. e quelli che invece si allarmano via via. In questo crescendo ci sono ascoltatori, ci sono utenti che la seguono tutta questa evoluzione. Fino a che l'ultimo atto si conclude dopo la morte di Ocean, perché l'ultimo fotogramma è il volto di un vigile del fuoco che raccoglie il telefonino Dalla dalla scena, sì. ferrovia, lo guarda e clicca per spengere la diretta che andava avanti e i commenti continuavano ad andare avanti dopo la morte di Ocean. Ma cosa è successo? E questo viene fuori plasticamente da una intervista importante che viene fatta, mi sembra, da Parimatch, che chi ha seguito tutta questa evoluzione, alla fine poi non ha percepito fino in fondo cosa stava vedendo. Molti, alla fine di questa diretta, ma si è ammazzata davvero? Sì, è rimasta la domanda sospesa. Sì, rimane un interrogativo, ma si è buttata? Poteva essere il vigile del fuoco, un amico che si era messo Sì. un abbigliamento tecnico Potrebbe essere una fake news. poteva essere una finzione. E quindi rimane questa, tant'è vero che poi una conferma parziale la dà un altro utente usando Twitter che fa una foto di un pannello degli avvisi che dice traffico interrotto, incidente Che ferroviario, era lì nella che zona, era diciamo. lungo quella linea. Ma la cosa importante è che poi chi ha seguito la diretta si è andato a vedere i media tradizionali per capire fino in fondo tutta questa vicenda. Quindi Ok, quindi possiamo lo dire, recupera comunque. Poi per cioè, averne la comprensione tu hai bisogno di qualcuno che te la rispieghi dall'inizio alla ok, fine. in questo caso dobbiamo dire che allora i media hanno dato
con il loro lavoro di ricerca e di verifica delle fonti, hanno dato concretezza o meno alla notizia. Quindi hanno svolto il ruolo di conferma della notizia Non perché. lavorando sul pezzo, paradossalmente hanno fatto un'opera molto positiva, un'opera di ricostruzione del senso e di scavo, di analisi, di interrogarsi su un fenomeno, che è quello che manca poi. Sì, che poi attraverso, diciamo, gli schermi, questo ora diciamo social network, ma potrebbe essere comunque con i mezzi di comunicazione, alla fine sembriamo essere tutti in un film, insomma, non ci rendiamo conto qual è il confine tra il reale e il virtuale, insomma. Bene, allora, però c'è anche un altro caso che a sua volta comunque. Diciamo tu lo hai preso in esame il suicidio verosimile, quello appunto di Dolores O'Riordan, no? Dei Cransberry, quindi una personalità, un artista che è stata ritrovata nell'hotel, insomma, morta. E lì che cosa è nato? Anche insieme ai media, che cos'è, qual è la particolarità di questo caso? La differenza anche rispetto ai precedenti che abbiamo trattato? È lì che appunto era un suicidio verosimile, poteva essere che un suicidio e poteva non essere come la realtà giudiziaria ha dimostrato, perché la verità ultima della magistratura, quindi al termine delle autopsie, le analisi autoptiche sui tessuti, eccetera, eccetera, ha dimostrato che questa sventurata ragazza, sensibilissima, una grandissima artista, in realtà è morta perché aveva assunto delle consistenti dosi di un antidolorifico che non doveva Sì, usare, sì. questo a prescindere. Aveva assunto bevande alcoliche, si era immersa in vasca, aveva perso i sensi e quindi è morta. E Quindi annegata. non c'è un suicidio, però etichettata come suicidio funzionava bene e ci sono dei media, una serie di media che ci hanno giocato in maniera irresponsabile. Anche perché poi una cosa importante è che Dolores O'Riordan, lei aveva già tentato il Sì. suicidio. Era una persona sensibile Era una persona comunque. fragile, aveva subito violenze sessuali quando era piccola, quindi, e tutto questo suo travaglio lo aveva esternato in interviste a cuore aperto, Sì, quindi sì, sì. Che una cosa anche di straordinaria sensibilità e forza. è stato, E diciamo, quindi poi è stata sfruttata da alcune testate per, come dire, per vendere banalizzare, quote, per per vendere. vendere copie, Esatto, oppure esatto. fare clickbaiting, Esatto. come si dice. No, questo è un peccato, quindi in questo caso, ecco, anche qui suddividiamo, chiaramente non dobbiamo generalizzare perché ci sono state testate che lo hanno trattato in Assolutamente, in maniera maniera corretta. corretta, altre testate che sono di natura scandalistica ci vanno a giocare sopra e in questo caso hanno giocato anche facilmente perché prima di tutto è un soggetto conosciuto che è la preda migliore perché fosse stata la Certamente. signora Rosa. Dei sobborghi Non di avrebbe Londra, non so interessato. se esiste la signora Rosa a Londra, non avrebbe interessato nessuno, insomma. Quindi, adesso però torniamo un po' in casa nostra, poi eventualmente se appunto tra il pubblico, insomma, se qualcuno vuole fare le domande, ben venga, insomma, perché è un tema, noi trattiamo appunto, parliamo di questo libro che consigliamo la lettura, quindi un saggio, non tanto per. Così per sfogliare pagine a go-go, ma perché secondo me ci porta a comprendere meglio sia il ruolo dei media, saper discernere eventualmente quando anche si leggono delle notizie, spesso e volentieri abitudine a leggere il titolo e passare oltre, però con un bagaglio, ecco, di conoscenza che ci fornisce questo libro, abbiamo l'opportunità, la possibilità, sempre anche volendo, con il poco tempo che tutti abbiamo a disposizione, di poter individuare che cosa, diciamo, può avere, diciamo, l'interesse dell'approfondimento della lettura, oppure no. Ricordiamo, il tema del suicidio è un tema molto particolare e quindi, insomma, dobbiamo attrezzarci, strumenti per l'uso. Allora, torniamo in casa nostra e in questo caso, anche qui, cosa dobbiamo dire? Parliamo del Blue Whale.
Giusto, la balena blu. E torniamo a casa nostra perché è stato un argomento trattato principalmente da un servizio delle Iene. Le Iene le conosciamo tutti, comunque è una trasmissione televisiva molto importante con anche tanti giornalisti altrettanto importanti, ma ogni tanto inciampa in alcune problematiche e mi sembra che questo tema della balena blu sia, ecco, un caso, forse appunto non per niente lo riporti, un caso da valutare, da trattare proprio su quello che è la mancanza forse del carattere professionale, insomma. Probabilmente un giornalista avrebbe fatto gli stessi errori, punto di domanda mi verrebbe da dire. Però ecco, ci vuoi parlare Speriamo di di no. questo? Sì, speriamo di Sì, no. Diamo per scontato che non gli faccia. in questo caso è emblematico di come una realtà costruita da un media possa ingenerare degli effetti reali, possa far diventare reale un fenomeno che tale non è. Perché il caso della balena blu sia di una serie di rituali che attraverso una serie di passaggi codificati portavano un soggetto che sceglieva di fare questo percorso a togliersi la vita, poi alla prova dei fatti, alla verifica, quello che è il noccio della professione giornalistica, verifico se quello che sto dicendo è vero e quanto è vero, non ha retto. Non ha retto perché questo decalogo non se ne trova traccia. Non se ne è riuscito a trovare traccia che nei media che ne hanno riportato. E i primi media che ne hanno parlato sono i media scandalistici russi. Che sinceramente non valgono un Sì, rublo, che a loro volta non avevano. assolutamente non credibili, Ecco. che avevano costruito una serie di ipotesi in maniera molto azzardata. E dov'è l'errore? Il tema piace, il tema, come dire, può Sì, essere si fa. promettente, lo cavalchiamo senza prima verificare se è vero o no. Ecco, ma in questo caso ammettiamo pure che comunque, perché in un giornale, una trasmissione televisiva, esiste comunque il giornalista, ma poi ci sono dei gradi, diciamo, dei gradi professionali più alti adatti al controllo, quindi il direttore della testata. E qui si parla di un argomento, oltretutto piuttosto importante. È vero che ci può essere la volontà di voler fare uno scoop, costruire uno scoop, insomma, se ne costruisce abbastanza, devo dire. Ma c'è stata proprio anche una mancanza effettiva, non soltanto del regista della trasmissione, ma proprio anche del direttore della testata, che, voglio dire. Normalmente, se un giornalista presenta un pezzo, la prima cosa che chiede il direttore dice: fammi vedere le pezze d'appoggio. Dov'è? Cioè, la verifica, l'hai fatta la verifica? Lì in questo caso non c'è stato, infatti secondo me è un episodio molto grave, è molto grave anche perché la opera di verifica, di fact-checking, l'ha fatta un ragazzo, un Sì, un giovane, privato. che si è messo a vedere, a rintracciare, non è così difficile, le tracce digitali sul web e ha scoperto quali erano i video utilizzati, non erano per lo più video girati in Russia e non erano video di suicidi, erano video che in qualche maniera potevano essere utilizzati. E poi lo stesso autore del servizio ha dovuto ammettere che sì, era così. Che è fatto. Quindi alla fine si è creato un castello senza avere nessun presupposto e anche con la consapevolezza che questo presupposto non c'era. E questo è l'aspetto più grave. È qui che invece, secondo me, emerge con forza l'importanza del giornalista, della professionalità, della verifica, dell'attenzione, però che l'esercizio della verifica ormai è un fatto che può fare chiunque, con uno smartphone, con un tablet, si possono Sì. smascherare le più grandi testate, si può contraddire il New York Times, si può far cadere in fallo il Washington Post. Quindi è un aspetto, tutti questi aspetti alla fine coinvolgono sempre anche tutti i cittadini, perché nessuno è escluso da questo flusso in una maniera o nell'altra. Sì, infatti voglio dire, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, e in maniera ingenua, dobbiamo dire oggi, insomma, o comunque qualche anno fa è stato costruito questo caso,
che poi è stato appunto smascherato. Diamo diciamo, per informazione appunto anche il discorso perché ha molto colpito l'opinione pubblica, fra cui anch'io, perché io ho visto quel video famoso dove le ragazze sembrano che, ci sono tre ragazze che sembrano lanciarsi nel vuoto, quello è un video completamente artefatto, quindi proprio falso. Ed è un peccato che ci siano testate così, anche blasonate, che insomma si fanno trasportare, diciamo così, un po' Anche perché, dall'ingegneria. permettimi, di Prego. dire che gli strumenti di verifica sono alla portata di tutti e sono efficacissimi, ma gli strumenti di contraffazione sono altrettanto raffinatissimi. Per dire, insomma, per dare un'idea, un gruppo di studenti canadesi ha realizzato un video meraviglioso che ha fatto il giro del mondo di un'aquila che rapisce un bambino in un parco. Questo video è stato smascherato perché analizzandolo frame per frame, cioè frammento per frammento, in alcuni fotogrammi mancava l'ombra dell'aquila sul prato. Quindi quanto si possa creare, però allo stesso tempo anche quello si può creare, può essere comunque smascherato con attenzione e con professionalità. Bene, questo chiaramente è un argomento per gli addetti, diciamo, ai lavori che hanno del tempo da Per impiegare, tutti noi, però, per sì, tutti però per noi. tutti noi è molto semplice. Quando spesso appunto nascono delle viralità di notizie, basta anche semplicemente guardare un po' il nome della testata, cioè, perché vediamo ad esempio su Facebook la notizia XY, arrivano 100.000 immigrati. E poi vediamo TG-24ore, forse ce la fo.com. Quindi ecco, l'attenzione è opportuna. A questo punto, ecco, diciamo così, noi abbiamo fatto un po' questo excursus, anche se vogliamo, veloce nel caso, ma anche perché lasciamo così poi qualcosa da leggere a coloro che acquisteranno il libro. La cosa interessante è quindi questo, io ritrovo il Carlo Bartoli formatore, Carlo Bartoli chiaramente giornalista, ritrovo il Carlo Bartoli, come ho detto all'inizio, un po' fustigatore ogni tanto, ma con piacere, e troviamo alla fine appunto un possibile decalogo su cui riflettere. Quindi anche con la giusta umiltà, nel senso un possibile decalogo, non è che sia imperativo, che dai proprio, dobbiamo fare così. Quindi tu lanci una sorta di salvagente comunque a chi vuole veramente fare questa professione e farla in maniera efficiente. E tra qui appunto ci sono tutta una serie di dettagli che sarebbe opportuno leggerli, ricordarli e poi metterli in pratica. Quindi come possiamo, secondo te, a questo punto io ti chiederei, concludiamo prima, però dopodiché sentiamo se c'è qualche domanda, ma alla fine della lettura di questo libro, il giornalista o anche semplicemente il blogger, perché il giornalista è colui Eppure il che fa o, cittadino. sì, o anche il cittadino stesso, che cosa avrà acquisito di più, secondo te? Quale consapevolezza. Ma innanzitutto il fatto che un fenomeno così delicato non può essere, peraltro questo varrebbe per tutti i fenomeni, ma insomma, in particolare per quelli così delicati non può essere trattato in automatico. Cioè, non possiamo avere una ricetta unica da usare sempre, una modalità unica. Ogni caso è diverso, va valutato con attenzione. Insomma, in definitiva, io dico, per ridurlo a una frase, prima pensaci, poi puoi anche sbagliare, però almeno prima pensaci, Che questo è perché importante. è una materia delicata, delicatissima, e quindi l'errore imperdonabile è andare a diritto, e poi rendersi conto di Che aver uno ha fatto sbagliato. un errore che incide sulla pelle delle persone. Benissimo. E se prima di chiudere, non so se Nicola volevi. Sì, io ho letto con molta attenzione questo libro, La molto. voce un po' più alta, così almeno sentono anche i nostri. Bene, volentieri. Allora, ho letto questo libro con molta attenzione. Io avrei due domande e una considerazione. Partirei dalla considerazione, il fatto che purtroppo io questa cosa la vivo su entrambi i fronti, la vivo da redattore per un giornale online, la vivo da collaboratore per una testata cartacea.
Devo dire che nelle redazioni c'è una gran confusione su questo tema. Quando da collaboratore ti confronti con il tuo redattore di turno di fronte a un caso del genere, si trova tanta approssimazione, si vive molto alla giornata, al minuto, forse anche al secondo, quindi è una ruota molto difficile. Poi le domande sono due. Una è molto tecnica. E visto che siamo principalmente addetti ai lavori, se ci poteva spiegare un attimo meglio il decalogo finale e con qualche pillola quali sono secondo lei i più importanti fra questi consigli, penso al lessico. Insomma, quando si parla di lessico, a me che lo uso interessa molto, al di là poi è una domanda un po' tecnica, ma insomma, parliamoci. Poi c'è la curiosità, poi ho finito. L'ultimo tabù, la prima cosa che ho pensato, quali sono stati gli altri, magari, se è curioso. Partiamo dall'ultima, di Sì. tabù ce ne sono stati tanti, anche se torniamo indietro di qualche decina d'anni, tabù sessuali ad esempio, tabù di carattere etnico diremmo oggi, prima si diceva, avremmo detto razziale. La nostra vita, la storia della nostra civiltà è costellata di tabù, che via via sono stati superati, sono stati metabolizzati. La nostra civiltà è riuscita in qualche maniera a digerire più o meno tutti quei fenomeni che, un tabù era anche la separazione, il divorzio, pensiamo insomma a quello che è successo 40 anni fa circa, Sì. quando insomma la battaglia per il divorzio, per l'affermazione delle identità sessuali, quelle, non parliamo di quelle religiose, quindi di tabù è costellata la nostra storia, la nostra vita, e quindi questo mi pare un po' l'ultimo baluardo su cui non si riesce, non perché, tendo a precisare, perché non debba essere considerato, debba essere considerato in maniera positiva il suicidio, quanto qual è il meccanismo per spiegarlo, perché forse è la cosa che è mancata, di spiegare ciò che rende vulnerabili queste persone è sentirsi colpevoli, isolate, e quindi non dargli la possibilità di relazionarsi con qualcuno, di aprirsi. Questo è il problema fondamentale, è lo stigma che colpisce chi vive situazioni del genere. Se noi facciamo cadere il tabù, aiutiamo queste persone a parlare, a condividere la loro situazione, a scoprire che non sono soli, che molti altri hanno queste situazioni e che molti altri hanno superato. Dolores O'Riordan, questo è uno straordinario esempio, ha saputo parlare dei suoi travagli più dolorosi mettendoli a Grazie. nudo e mettendoli in piazza. Perché? Per far capire a tutti che comunque una via d'uscita c'era, che se ne poteva uscire. E quindi questo è il punto fondamentale. E qui mi ricollego per esempio al lessico, perché? Perché usare un lessico sbagliato, è la via più facile per ingenerare, per aumentare questo stigma, perché quando si dice, il tentativo di suicidio non ha avuto successo, beh, che diavolo, sarà mica un successo togliersi la vita, quindi bisogna pesare le parole, l'epidemia dei suicidi intende dire che c'è di fronte a una situazione economica drammatica. E c'è una Si fetta di persone che tutto sommato taglia le ha quel tipo di soluzione. Non è così. Quindi il lessico è fondamentale. È fondamentale in ogni aspetto della nostra vita di relazione. Per noi che facciamo questa professione è fondamentale. È come un medico che non sa usare il bisturi, forse è meglio se cambia mestiere. Quindi noi ci dobbiamo sforzare di fare attenzione a questo lessico. E ci sono all'estero molte fondazioni, associazioni che hanno fatto studi approfonditi e quindi proprio prevedono, delineano le possibili cose da non dire e termini da utilizzare, perché alcuni di questi portano dentro di sé questo stigma, commettere il suicidio, Sì, un altro, commettere in genere si usa per un reato, reato. no? Quindi se noi facciamo sentire a questi pensieri come un potenziale delinquente, di sicuro non si aprirà e quindi non avrà possibilità anche di essere
aiutato, Quindi soprattutto. le altre persone, diciamo, che si riconoscono in questa persona che si è uccisa, leggendo poi questi termini, si sente ulteriormente colpevolizzato e Colpevolizzate, portato, quindi poi, diciamo, alla esatto. possibilità. Per non parlare dei familiari Familiari è un che si altro. trovano poi a dover, Gestire tutta cioè, a questa. parte la propria tragedia personale e a vedere narrata, tra virgolette, la vita o la fine della scelta, della fine di una vita in quel Questi, modo, sì. cioè in quei termini. Prego, prego. No, c'è un tabù nel tabù. DJ Fabo, come si tratta? Sì, allora, io ho volontariamente, perché sono temi contigui, ho volontariamente solo sfiorato questi argomenti perché diciamo che lì si va su un terreno anche diverso. Qui c'è un lì c'è un terreno di libera scelta, libera determinazione. Certo è contiguo perché il problema è la proprietà del mio corpo, di chi è? È mia o di qualcun altro? Però si declina in maniere diverse. In questo caso, non solo nel caso del suicidio, non solo c'è la necessità di non far sentire isolata la persona, ma è anche quello che è ricorrente in tutte le narrazioni di suicidio, che, su cui bisognerebbe fare molta attenzione, è non aveva dato nessun segno. E a volte può accadere, ma normalmente tutte le istituzioni sanitarie ci dicono che invece dei segni vengono. E Sì. allora imparare, e allora il ruolo dei media, dillo che ci sono dei segnali che talvolta possono essere percepiti, che possono essere visti e che ti possono permettere di aiutare un amico, un Sì, compagno di classe, un riconoscere. familiare, non lo prendi più in giro, ma invece capisci che ha bisogno di aiuto e gli vai incontro, e questo sarebbe molto importante per tante persone fragili. Un aspetto positivo questo, Un cioè aspetto in positivo. positivo. Sì, come dire, anche di maggiore conoscenza, consapevolezza di questo fenomeno. Perché è facile poi avere un atteggiamento difensivo, non aveva dato nessun segnale, ma è possibile immaginare che tutta questa è la seconda causa di morte nelle giovani generazioni, suicidio, cioè non è che stiamo parlando di un fenomeno che accade a due o tre persone qua e là, e quindi è un fenomeno Qualche sociale segno, insomma, importantissimo, converrebbe. possibile mai che nessuno abbia mai dato un segno, così come la cosa fondamentale da evitare, che talvolta viene fatta in maniera assolutamente criticabile, è attribuire il suicidio a una causa specifica. Cioè tutta la letteratura medica dice che non è così, perché altrimenti tutti quelli che vengono respinti a un esame, o che hanno brutta pagella, o che vengono lasciati da un Sì, fidanzato, o che hanno dei debiti, si tolgono la vita. Non è così. E quindi non è possibile, non è corretto attribuire in maniera univoca il suicidio a una causa. Bene, Alla allora, fine, mi scusi, prego. è un cenno sui luoghi, perché secondo me questo è un tema molto delicato. Io mi trovo spesso a scrivere del Banti di Pratolino. Ne è successo un suicidio proprio pochi mesi fa, e parlare di un luogo così, e io sento la responsabilità molto forte perché è stato dipinto più volte come scenario gotico, come scenario adatto a, Terribile, infatti, terribile. quindi un cenno sui luoghi secondo me è interessante. Meglio sarebbe non dare questo dettaglio neanche del luogo, non solo dipingerlo con queste tinte è assolutamente inaccettabile, ma talvolta si può, ma spesso si può tranquillamente non fornire questa notizia. Non è se, cioè, qual è la nostra Bibbia, il nostro, come dire, cardine professionale? L'essenzialità della notizia. Cioè, a partire da quella noi costruiamo lo sviluppo. Non è importante dare certe volte alcuni dettagli, e in alcuni casi come questi non solo non è importante, ma è pericoloso perché vediamo una ricorrenza nei comportamenti. Ma questo lo dice ormai, dopo 50-60 anni di studi, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Certo.
Non è più cioè, non è una diceria che ci scambiamo tra 4-5, Sì. ormai è un fatto consolidato. Mi permetto di espandere questo tema perché mi interessa molto. Io, come lo sanno quelli che lavorano con me, io sono molto prudente su questo aspetto, vabbè, forse al limite dell'esagerazione. Però per me, cioè ad esempio, è difficile. Questa cosa qua che si diceva del luogo, magari in un territorio più ampio può essere più applicabile, no? Sorvolare sul luogo. Però mettiamo, adesso mi pongo nella veste di collaboratore, no? In una delle mie due vesti. Da me, piccolo collaboratore che lavora sul territorio di Vaglia, se devo dare questa notizia, non posso non dire il luogo, perché che dico, è caduto da dove? Da un albero. Nel senso, diventa un confine tecnicamente molto difficile, no? Perché se dico il luogo, dico il sanatorio, se dico il sanatorio, viene Sì, a mente certo. tutta una serie di. Quindi una riflessione, insomma, è Certo, interessante. beh, è tutto commisurato poi all'avvenimento, perché è chiaro che se una persona si getta dalla Torre di Pisa è ovvio che non si può non raccontare. Ieri è accaduto un fatto drammatico, è evidente che non poteva essere raccontato senza dire la meccanica, però non sempre è così e non sempre, soprattutto. Talvolta si può evitare i dettagli, cioè il classico ponte da cui si gettano tutti i suicidi, Sì. cioè questo è veramente dal manuale di No, quello chiaro. Io ad esempio da non fare. quella notizia del Banti, ho scelto di non darla. Noi non l'abbiamo data per 2 giorni, poi alla fine l'hanno sdoganata altri, cioè non altri giornali. No, no, l'hanno Sì, mi. sdoganata il mondo politico perché ci hanno fatto un sopralluogo, quelli dell'opposizione, proprio per valutare la pericolosità dopo i recenti fatti accaduti. Allora, in maniera molto vaga se ne è Questa parlato. annotazione conferma poi la scelta definitiva a cui sono arrivato, che non può essere un discorso che rimane solo tra i giornalisti, cioè coinvolge tutti, coinvolge i cittadini. In questo caso una delegazione dell'opposizione, beh, anche loro dovrebbero sapere bene e misurare bene i modi di espressione perché sono cose delicate. Certo. Gli regaleremo una copia di questo libro, eventualmente. Bene, allora io penso che si sia giunti insomma alla fine di questa presentazione dell'ultima opera, quindi l'ultimo libro di Carlo Bartoli, ricordiamo appunto giornalista, ho definito prima di lungo corso, va bene? Un valore. È stato interessante, l'ha definito anche come formatore, perché io Sì. quasi come più cittadino, diciamo, Sì. in una delle mie vesti, quello che mi colpisce molto innanzitutto è che sia stato scritto un libro che sicuramente ritengo non sia solo per chi lavora nell'ambito della comunicazione, ma sicuramente anche per gli educatori in generale, diciamo così. Io credo che comunque chi fa giornalismo, diciamo al di là del fatto che appunto sia poi giornalismo del quotidiano, no? Abbiamo parlato più che altro di quello sostanzialmente, però esistono anche altre forme di giornalismo che danno spazio a forme di educazione, di formazione che sicuramente risulterebbero molto utili perché Certamente. se non se ne parla e se non se ne parla nel modo giusto. Non si crea poi quel terreno della cultura, insomma, che poi agisce un po' per il cambiamento. Quindi è auspicabile, ecco, che poi anche nei luoghi, sia anche nei social network, che poi soprattutto sono le fasce giovani che hanno forse più bisogno, questo ce lo dice l'OMS, Sì, sono è un ambiti problema che dovevano continui, in futuro affrontare del resto. in Certo. modo importante, insieme a quello degli anziani, insomma. Sono ambiti contigui che da qui parte e si possono allargare. Allora ricordiamo quindi L'ultimo tabù di Carlo Bartoli, Pacini Editore. Noi ringraziamo naturalmente Carlo Bartoli per essere stato presente, ed essere, tra virgolette, Ringrazio voi. massacrato da me, da Saverio Zeni. E Mondadori Bookstore in via Mazzini a Borgo San Lorenzo, spero possa diventare un appuntamento periodico per presentare delle belle opere che sicuramente fanno bene a noi che le leggiamo e fanno bene a tutti che ci permette di progredire su temi a volte anche un po' particolari. Grazie Grazie Carlo a e voi. alla prossima.